Eva Candida c'erano diverse famiglie nobili, fra queste la famiglia Rossi Baffari, la quale aveva due discendenti maschi. Tutte e due arciprete di Riva Candida, e quando l'arciprete Giambattista Rossi volle costruire qui in Riva Candida un monastero di vita claustrale, volle che qui si sperimentasse la spiritualità carmelitana di Santa Teresa d'Avila. Il 15 ottobre 1735, nella solennità di Santa Teresa d'Avila, diedero vita al Conservatorio di San Giuseppe. Bisogna tenere presente che all'epoca c'era il Palazzo Baffari e la Chiesa di San Giuseppe. Con la creazione del convento chiusero la strada che collegava le due piazze, la piazza alta con la piazza bassa. Prima si chiamava conservatorio, poi monastero, con il decreto di clausura papale. La prima di queste ragazze fu proprio Suor Maria di Gesù. La piccola Felicia nasceva a Pescopagano nel 1723, figlia di Cesare Araneo e Camilla Rossi. Rimasta orfana di padre all'età di 10 anni, la prese con sé lo zio Don Giovanni, che era arciprete di Contursi. Dopo pochi anni arrivò a Riva Candida dall'altro zio materno, Don Giambattista, che gli fece da padre e direttore spirituale. La vita di Suor Maria di Gesù è una vita veramente cresciuta all'ombra e all'insegnamento dei suoi zii, in particolare di Giambattista Rossi. All'età di 15 anni entrò in convento e iniziò l'anno di noviziato. Cambiava il suo nome in Suor Maria di Gesù della Santissima Trinità. Loro non uscivano mai fuori, così come era la regola, dal convento, avendo addirittura dentro tutto ciò che gli potesse servire. Depositi, cantine, l'orto, e tutto il complesso era circondato da alte mura dove nessuno poteva guardare, porgere lo sguardo all'interno. Nessuna casa circondante il monastero poteva essere di livello più alto rispetto alle mura del monastero stesso. Questi erano i due blocchi, il blocco del Palazzo Baffari. Sul portale c'era il vecchio simbolo che noi adesso abbiamo portato fuori all'esterno. E questo invece era il blocco della chiesa di San Giuseppe. Dopo aver chiuso l'accesso alla stradina su, l'accesso di uscita alla strada sotto, venne costruito un ballatoio. Tramite questo accesso potevano andare alle spalle dell'altare della chiesa San Giuseppe e tramite delle piccole grate assistere alle funzioni religiose. Su quella chiusura venne installato il portone in legno, all'interno del quale c'era una ruota, anch'essa in legno, dove girava esterno e interno. Le famiglie povere che non potevano accudire i neonati li abbandonavano su quella ruota, le suonavano un campanello, le suore sentivano, andavano su, pigliavano il bambino o la bambina e li portavano giù e li facevano crescere. Questa è una delle tante celle, sono quasi tutte uguali, dove alloggiava una suora per ogni cella. Nel momento della preghiera serale, siccome scattava il voto del silenzio, per comunicare alla suora che doveva pregare subito dopo, si dava un segnale con un attrezzo in legno e ferro che si chiamava tarozzola. Ad ogni schiocco corrispondeva il nome di una suora e loro capivano chi doveva subentrare nella preghiera.
Questi locali sono stati utilizzati per tanti anni dal convento. Qua c'erano altri depositi di legna, di derrate, quant'altro. E in fondo vediamo il forno che per tanti anni poi è rimasto nascosto, soprattutto il passaggio che consentiva a tutto l'immobile di essere collegato, soprattutto in inverno quando faceva la neve. Nell'aprile del 1748 le monache, riunite nella sala del capitolo, eleggevano Suor Maria di Gesù priora del monastero di San Giuseppe. Sant'Alfonso venne invitato a predicare con i suoi primi discepoli alle nostre popolazioni. Sant'Alfonso fondò questa congregazione proprio per i paesi rurali, di campagna, per i contadini. Predicò una settimana di esercizi spirituali al popolo e a Suor Maria di Gesù qui nel nostro monastero. E tra Sant'Alfonso e Suor Maria di Gesù iniziò un'amicizia intima, profonda, spirituale, che continuò anche dopo la partenza di Sant'Alfonso. Infatti noi abbiamo molte lettere conservate tra Sant'Alfonso e Suor Maria di Gesù. Lettere in cui Suor Maria di Gesù apre il suo cuore a questo santo, lo apre raccontando i fenomeni mistici che lei aveva durante la celebrazione della messa, dopo la comunione. E proprio a motivo di questi fenomeni, Suor Maria di Gesù fu perseguitata, fu processata anche dal vescovo. E lei era in crisi, era entrata in crisi. Scrisse a Sant'Alfonso tutto questo e Sant'Alfonso le rispose: non ti preoccupare, questo sono dono di Dio, vai avanti. Oltre a Sant'Alfonso, un altro grande santo che fece tappa in questo monastero era San Gerardo Majella. Un giorno, trovandosi ad Atella, era il 1751, sentì parlare del monastero delle Carmelitane di Ripacandida. Durante un incontro avuto con Suor Maria di Gesù, mentre stavano parlando attraverso la grata, San Gerardo si levò in estasi. Si aggrappò ai ferri della grata e alcuni ferri si spezzarono, tanto che era forte, diciamo, l'ardore di questo santo così giovane, ma già aveva raggiunto la vetta della perfezione. Venne più volte qui a Ripacandida e iniziò anche lui un'intensa corrispondenza epistolare con le monache, ma in modo particolare con la priora Suor Maria di Gesù. L'età avanzava e le forze di Suor Maria di Gesù mano a mano venivano a mancare. Era la mattina del 18 maggio 1803 quando Suor Maria
morì in concetto di santità nel monastero di Riva Candida. Suor Maria di Gesù godeva in vita e anche dopo la morte di stima e venerazione da parte di molti personaggi illustri. Lo stesso vescovo dell'epoca, Monsignor Costa, definiva Suor Maria di Gesù viva copia di Santa Teresa. Agli inizi del 1869, 66 anni dopo la morte di Suor Maria di Gesù, venne fatta la prima ricognizione sui resti mortali. Il corpo venne rinvenuto incorrotto e flessibile al tatto. La priora dell'epoca decise di far sottrarre il dito medio della mano destra, dal quale sgorgò sangue copioso. Nel 1909 l'ultima suora rimasta qui si chiamava Suor Maria Giuseppina del Santissimo Sacramento ed era di Rio Nero, della famiglia Plastino, lasciò questo monastero, si chiusero le porte per sempre e lei andò in monastero verso Sorrento, a Massa Lumbrense. Ecco, così si chiuse la storia del nostro monastero, monastero glorioso per santità, glorioso per dottrina, glorioso per la testimonianza che queste suore hanno dato per circa due secoli al nostro paese e alla Chiesa. Le suore qua hanno fatto tantissimo bene al nostro paese. Thank you.
era la santità, la spiritualità di Suor Maria di Gesù, delle altre sorelle, è vivo e operante ancora. Il suo corpo che è rimasto incorrotto, inflessibile, il sangue che fu visto uscire dalla sua tomba è un segno, una testimonianza della santità di questa suora, ma soprattutto è un segno dell'amore, dell'amicizia di questa suora verso noi ripacandidesi. Durante alcuni lavori fatti nel 1950, alcuni muratori videro sgorgare dall'architrave della sagrestia del sangue. Nel gennaio 1982, durante alcuni lavori di restauro che furono resi necessari dopo il terremoto del 1980, alcuni muratori scoprirono una cassa di legno sull'architrave della sagrestia. Io, testimone, ragazzino di 20 anni, venivo con mio padre, con gli operai, a togliere l'intonaco, con il vescovo, con tutte le autorità civili. Siamo venuti in questa chiesa e abbiamo scoperto con nostra grande gioia e commozione la tomba di Suor Maria Gesù. Don Giuseppe Gentile dichiarava che in quella cassa erano contenuti i resti mortali della priora Suor Maria di Gesù. Il corpo di Suor Maria di Gesù suscitò una grande emozione generale. Era ben visibile le parti del corpo, le mani, i piedi, aveva solo la bocca aperta e mancavano ad una mano, mancavano due dita, che poi da un documento trovato nella bara erano state tolte durante un'altra ricognizione del corpo. Dopo qualche secondo dal suo ritrovamento il paese era tutto qui intorno riunito. Non solo, ma anche dai paesi vicini una grande folla si riunì, intervenne il vescovo Monsignor Cozzi che invitò tutti ad andare in chiesa madre per celebrare una messa. La verità è che il paese aveva coscienza che in questo monastero c'erano state tante suore, tante sante, ma chi primeggiava su tutto era Suor Maria di Gesù. Sant'Alfonso Maria dei Liquori diceva: ho incontrato sulla rupe di Ripacandida un carofano, e questo carofano era Suor Maria di Gesù. Suor Maria di Gesù, quella che le educante chiamavano la Madre Santa. San Gerardo diceva: tu sei santa, sei una, usava questo, assai santa, la considerava santa sulla terra, e dopo la sua morte invitava i fedeli, le suore, a pregare perché Suor Maria di Gesù possa elargire quelle grazie, quei favori che in terra lei già faceva e che ora dal cielo si trovava presso il suo Dio, poteva compiere anche per noi quelle grazie necessarie per conoscere Dio, per amare Dio e soprattutto per dare serenità, gioia e speranza a tutti gli uomini.